Edge è tornato alla Royal Rumble ed è pronto a farla pagare a quelli del Judgment Day. E allora oggi vi racconto qualche curiosità su di lui, a partire dalla passione precocissima per i Kiss, il famoso gruppo musicale. Tra l'altro Edge, da ragazzino, riceveva quasi sempre a Natale un regalo connesso a questa band. E ad Halloween si camuffava, si travestiva da uno di loro. E poi, cos'altro amava da ragazzino? Beh, ovviamente i fumetti. E in cima alla classifica delle sue preferenze c'era l'Uomo Ragno. L'Uomo Ragno per lui era il più figo dei supereroi. Quindi avete già capito un po', com'era durante la gioventù, l'adolescenza, la pubertà. Un ragazzo magari un po' sulle sue, che però aveva un discreto giro di amici. Tuttavia, attorno ai 14 anni, Edge inizia ad essere preso di mira dai bulli. È un po' secco, è altino, però non è molto muscoloso e gli altri sono in grande numero. Allora cosa fa? Beh, si iscrive in palestra. Pugilato. Ho i pugni nelle mani! E tra l'altro la madre non ha la patente, quindi non può accompagnarlo nel luogo d'allenamento. E per andarci si fa un'ora a tragitto. Quindi un'ora ci va, si allena, un'ora al ritorno. Con le fredde temperature canadesi tutto attorno. Ma prima di svelarvi qualche altra croccante curiosità sul suo passato, ascoltiamo un po' come sarebbe la sua musica d'ingresso se Edge fosse nato in Italia. E a spiegarcelo musicalmente è il mitico Matteo Leonetti. Oggi Matteo ha superato se stesso, sono troppo cool queste canzoni italianizzate e vi invito a recuperare quelle che già ha realizzato in cross promozione tra il mio spazio YouTube e il suo qua sopra, ve le ho fatte scorrere durante questo video. Ma torniamo ad Edge, qualche altro tassello del suo passato. Beh, ha partecipato tra il pubblico in undicesima fila a WrestleMania 6. Si è visto dal vivo Hulk Hogan contro Ultimate Warrior, un match epico, colossale, storico, un altro dei motivi per cui poi è diventato un wrestler. E pensate, in America è proprio come nei film, alla fine dell'anno scolastico c'è l'annuario e sotto ad ogni foto, quella di ogni studente, c'è una frase significativa che indica le sue passioni, le sue manie, i suoi risultati. O magari qualcosa di simpatico. Ecco, sotto alla foto di Edge c'era scritto, ai tempi scolastici, quello che più probabilmente diventerà campione della WWE. Beh, i suoi compagni ci hanno visto giusto. Voi cosa ricordate in particolar modo di Edge? Quali sono le sue imprese nel ring che più vi hanno esaltato? Beh, la palla passa ora nel vostro campo. Raccontatemele! Ditemi tutto qui sotto nello spazio dei commenti.